Ciao a tutti, da Daniele, Motor Pep. Mi trovo allo stand Kawasaki di EICMA 2021. Finalmente abbiamo ricominciato a vedere le nostre amate moto e a toccarle. Finalmente siamo tornati alla normalità. In questo video vorrei parlarvi della Z900 SE, novità 2022 per Kawasaki, dato che arriverà in concessionaria più avanti, verso marzo-aprile. Con questo video vorrei farvi vedere innanzitutto la colorazione, i dettagli estetici e anche quali sono i cambiamenti tecnici rispetto alla versione della base e il prezzo della moto che abbiamo appena saputo proprio qualche giorno fa. Z900 SE, un modello che si affianca alla versione base, diciamo, va a migliorare gli aspetti che potevano essere mancanti quando il ritmo si alza per l'utente che cerca una moto ancora più affilata nella guida sportiva. Diciamo subito che i cambiamenti principali riguardano la ciclistica. Abbiamo una pinza monoblocco Brembo, la stessa montata sulla ZH2, per cui più performante rispetto all'altra, con tubi del freno in treccia metallica. Anche la pompa diventa radiale, pompa Nissin, e la forcella davanti diventa regolabile in compressione, in estensione e in precarico, per cui diventa completamente regolabile. Al posteriore invece viene sostituito l'ammortizzatore classico con un Ohlins, per dare anche qui maggiore rigidità oppure una possibilità di regolare la moto diversamente per l'utente più sportivo. La moto verrà importata in un'unica colorazione, che è questa, bellissima, dal vivo fa contrasto le parti oro dell'Ohlins delle forcelle anteriori con il nero e il verde classico. È un'evoluzione dello stile Sugomi e la moto è spettacolare. Anche i dischi dei freni cambiano, diventano di un diametro superiore rispetto all'altra versione. Non cambia invece la base tecnica di telaio, motore, strumentazione, che è già stata aggiornata nel 2021 con la versione Euro 5. Moto che rimane leggera, divertente, ma che diventa una belva setata di sangue, ancora più cattiva, dallo stile inconfondibile. Il prezzo è di 11.440 euro franco concessionario, e appena poi avremo la moto in concessionaria avremo modo di provarla finalmente e capire le differenze. Noi siamo la Motor Pep di Pogliano Milanese, vicino a Rho, comodamente raggiungibile sia dalla Fiera di Milano con i mezzi, concessionario ufficiale Kawasaki da molti anni, per cui vi aspettiamo per vederla da noi in concessionaria. Un saluto da Daniele, Motor Pep. Ciao!